Salve a tutti amici di YouTube e di Facebook. Oggi siamo qui per presentarvi dei biscotti di pasta frolla. Cominciamo oggi con un tipo di biscotto che si chiama algerino, fatto di pasta frolla, stesso con il mattarello e con il coppa pasta riccio. Vengono intaccati i nostri biscotti, si vengono infornati a circa 200 gradi per 10-15 minuti, dopodiché vengono spolverati con lo zucchero a velo. Vi ricordo la ricetta della pasta frolla, la troverete qui. Allora, gli ingredienti sono 350 g di zucchero, 350 g di burro, 2 uova intere, 170 ml di latte, 50 g di miele, poi abbiamo 2 g di ammoniaca per dolci, aroma di pasta di limone, vanillina e infine 1 kg di farina tipo 00. Ok, per prima cosa noi andiamo a inserire lo zucchero assieme al burro per amalgamarsi bene. Quando lo zucchero è incorporato al burro, versiamo le uova. Versiamo le uova e il latte. Dopodiché che si amalgamano per bene tutti questi ingredienti, lo zucchero, mi raccomando, deve essere ben sciolto. Amalgamato questi ingredienti, mettiamo gli aromi. Infine l'ammoniaca. Fatto ciò, si incorpora la farina. È importante far incorporare la farina e fare girare l'impastatrice per pochi secondi, in modo tale che la nostra pasta frolla resta ben frolle, perché se noi la facciamo girare molto con la farina tende a perdere le sue caratteristiche di una buona frolla. Quando si finisce di fare l'impasto, bisogna mettere dentro un contenitore, avvolti con una pellicola per alimenti, e mettere in frigorifero per circa 2-3 ore, in modo tale che la pasta frolla rassodi per lavorarla meglio. Infatti vi consiglio di preparare la pasta frolla un giorno prima. Quando dobbiamo utilizzarla, la usciamo dal frigorifero, la strofiniamo sul piano di lavoro per renderla liscia e si possono fare anche i famosi algerini. Allora, cominciamo a fare il nostro impasto della pasta frolla. Ok, versiamo lo zucchero per prima cosa, come abbiamo detto, il burro, e incorporiamo burro e zucchero. A questo punto che il burro si è incorporato allo zucchero, versiamo i liquidi, versiamo le uova, e versiamo anche il latte. Thank you.
Ok. Arrivati a questo punto, con una palettina diamo un piccolo aiuto alla macchina. Ok, lo zucchero è ben sciolto, burro, latte e uova si sono incorporati per bene. E adesso è arrivato il punto di mettere gli aromi. Mettiamo la vanillina, basta un pizzico così, mettiamo l'ammoniaca, mettiamo la aroma di pasta di limone, mettiamolo in QB così, aggiungiamo il miele, e adesso amalgamiamo tutto. Mettiamo un poco leggermente. Voi vi state chiedendo perché io tengo l'asse della macchina un po' sollevato. Beh, perché purtroppo ho problemi con la macchina, la devo portare a aggiustare. Non so dove, ma vediamo. Perché se adesso vedete, io lo lascio stare, fra un gran casino, guardate. Notate? Questo perché l'asse della macchina si è spostato troppo in giù. Allora io devo sollevarlo un poco così, leggermente, vedete? Questo è l'assetto giusto della macchina, infatti non fa quel gran casino. Perché la frusta o il gancio mi va a toccare la planetaria e mi fa questo casino. Vabbè, per oggi così, poi provvederò per aggiustare la macchina. Allora, a questo punto siamo pronti per incorporare la farina. Versiamo la farina. Così, tutto insieme. E a velocità 1, piano piano, incorporiamo la farina. Appena la farina è tutta ben incorporata, subito spegniamo. Ok, spegniamo, si
siamo in macchina. Preferibilmente preparare un giorno prima e poi uscirla dal frigo e cominciarla a lavorare. Per cominciare a lavorare la pasta frolla si prende un pezzettino, quella che si desidera, e si strofina sul piano di lavoro. Dopodiché cominciate a fare i vostri biscotti o dolci, quelli che siano. Ok, vi ricordo, la pasta frolla viene preparata sempre un giorno prima e messa in frigorifero con la pellicola. Ok, una volta uscita dal frigorifero prepariamo il pezzo che servirà per fare i nostri biscotti. Spolveriamo il nostro piano di lavoro leggermente. In questa maniera. Strofiniamo un poco la pasta frolla in questa maniera per ammorbidirla un po' e lisciarla. Ok. Facciamo in questa maniera. Estendiamo la pasta frolla. Mi raccomando, usare poca farina, quella giusta necessaria.
Ok. Vedete lo spessore come deve essere? Ok, circa così un millimetro. Prendiamo il coppa pasta e facciamo i nostri intacchi dei nostri biscotti. Ok, adesso disponiamo i nostri biscotti nella nostra teglia, in questa maniera. Continuiamo a completare la nostra teglia. La farina. I nostri biscotti algerini sono pronti per essere infornati. Inforniamo a circa 200 gradi per 10-15 minuti. Mettiamo in forno. E i nostri biscotti
sono pronti. Adesso li spianiamo su un foglio di carta da forno, li spolveriamo con lo zucchero a velo e i nostri biscotti sono pronti per essere serviti. E i nostri biscotti algerini sono pronti. Da Giuseppe Deiana è tutto, arrivederci al prossimo video. E non dimenticatevi, ad ogni video che vedete, cliccate un bel like e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Da Giuseppe Deiana è tutto, arrivederci al prossimo video.